Buonasera a tutti cari amici di Formula Passion e benvenuti alla puntata 150 di Start, cifra tonda. Io sono Gianluca Calvaresi e lascio la parola al nostro direttore Mauro Coppini. Buonasera a tutti anche da parte mia, 150 puntate non sono poche, non so se vi abbiamo divertito o annoiato, ma statisticamente su 150 qualcuna forse vi avrà interessato, forse non quella di stasera, abbiamo ecceduto un po'. È colpa mia fondamentalmente, ma devo dire che anche Gianluca Calvaresi mi ha tenuto la coda, per la verità, anche perché abbiamo del mio. È un pochino ci hai messo anche del tuo, onestamente, perché abbiamo incrociato un po' poesia e Formula 1, forse abbiamo ecceduto un po', perché Saba, Ungaretti e Formula 1 cosa c'entrerà? Beh, c'è emozione, però la poesia è emozione e la Formula 1 vorremmo che continuasse ad essere emozione. E così è stato, perché noi veniamo da un Gran Premio di Spa, da un Gran Premio di Monza che ci ha evidentemente esaltati con la vittoria di Leclerc e di conseguenza con la vittoria della Ferrari, quindi c'è poesia anche in tutto questo. Naturalmente poi la poesia finisce, diventa prosa e poi va probabilmente nella carta straccia. Singapore sarà carta straccia? Lo chiedo a Gianluca Calvaresi. Singapore è comunque sempre una gara, ai noi, movimentata, dico ai noi perché ricordiamo bene quanto lo è stata nel passato. Sicuramente... Vorrei ricordare il pezzo di Antonini, devo dire, di Alberto Antonini, che proprio ha centrato sull'imprevedibilità del Gran Premio, di quel Gran Premio lì. Sì, è vero che poi è un Gran Premio che, a mio modo di vedere, si è già conquistato un suo posto all'interno del campionato, diciamo che è diventato già un po' un classico, anche per motivi è anche un problema tristi. Di calendario, in fondo, voglio dire. Dici perché... Insomma, viene dopo Monza, cioè diventa per la Ferrari diventa un momento di conferma, voglio dire, no? Da un certo punto di vista. Sì, Monza la diamo per buona per la Ferrari, no? Anche quando va male, però sì. Voglio dire, è Monza, poi da lì comincia una discesa verso la fine del campionato e si comincia con quei circuiti lì, ecco. Sì, che negli ultimi due anni, adesso non è per rivangare non dolorosi sono ricordi, stati particolarmente favorevoli. Le trasferte asiatiche non hanno mai portato bene alla Ferrari, le premesse in effetti non sono le migliori sicuramente per vincere un'altra gara. Diciamo, ricordo a Monza Binotto diceva: ma noi comunque lavoriamo per migliorare la deportanza della nostra macchina, anche perché l'anno prossimo i regolamenti non cambieranno più di tanto, quindi quello che di buono riusciremo a portare quest'anno ce lo porteremo anche l'anno prossimo. Quindi possiamo dire, Gianluca, che quello di buono che c'è quest'anno sono le due vittorie di Leclerc, cioè del buono e del cattivo, no? Certamente Vettel esce da questi due ultimi weekend in maniera disastrata, però da un certo punto di vista forse si è chiarita un pochino la situazione all'interno della squadra, e questo sicuramente è un elemento positivo storicamente della Ferrari, credo. Sì, si è chiarito nel... non so se nel migliore o nel peggiore dei modi, non però, lo so. Però si è chiarito in modo netto quello che era già chiaro da un po' di gare. Cioè Leclerc... perché capisci, tu hai ragione, si è chiarito in quale modo, hai ragione, all'interno in un certo modo, ma all'esterno non c'è più dubbio, e l'esterno per una scuderia come la Ferrari conta molto, e per l'esterno intendo i media, intendo l'accezione dei tifosi, persino troppo da un certo punto di vista, no? Ma difficile fare una marcia indietro. Noi nella prima parte dell'anno abbiamo visto una Ferrari che sicuramente ha tutelato, e forse anche giustamente, Sebastian Vettel. In questo momento mi sembra molto difficile fare un'operazione del genere. Sì, in questo momento lo stanno tutelando fino a un certo punto, perché anche loro non è che possono più di tanto raccontarci delle barzellette, perché le prestazioni sono lì da vedere, al netto delle prestazioni in gara, ma anche in qualifica. Comunque Leclerc, sono 7-8 Gran Premi che sta davanti al suo compagno di squadra. E poi è un personaggio che mediaticamente sta andando alla ribalta, non c'è niente da fare, E penso che alla Ferrari non dispiaccia neanche più di tanto questa credo, situazione. Né alla Ferrari né a tutti quelli che tifano, diciamo così,
per questo ragazzo, che è un ragazzo che ha le spalle molto coperte da Jean Todt, dal figlio di Todt, da Marco Piccinini, da tutta una potenzialità monegasca che aspettava di, in qualche modo, di ritornare dell'investimento, se lo vogliamo dire in maniera molto cruda. Quindi credo che non si torni indietro, credo che effettivamente Leclerc sia la punta della Ferrari. Poi bisogna vedere cosa succede. Chiaro che gli incidenti a ripetizione di Vettel non sono favorevoli. Eh no, adesso Leclerc è l'asset che ha la Ferrari, è il diamante che ha in cassaforte, è forse l'unico diamante che ha in cassaforte, e gli incidenti di Vettel sono lì ormai che si commentano da soli, anzi non si commentano neanche più perché purtroppo non fanno più notizia. L'altro giorno stavo leggendo l'elenco dei testacoda, degli errori di Vettel dall'inizio, sì, dell'anno non si contano. È abbastanza inquietante, sì. Però poi vabbè, può succedere, per carità, adesso non bisogna neanche, però cioè siamo in una fase in cui i quattro mondiali vinti sono più una zavorra che un qualcosa da mettersi in tasca, voglio dire, ecco, non pesano, no. Quei quattro mondiali, tu vedi che adesso la gente continua a chiedersi, i media continuano a chiedersi perché quei quattro mondiali, cioè vengono messi addirittura in discussione, e purtroppo il mondo della Formula 1, che ci piaccia o non ci piaccia, è quello. Sì, perché Vettel ha fatto una carriera stranissima, un po' tipo il caso di Benjamin Button, della storia del bambino che nasce vecchio e muore giovane. E lui praticamente... Non esagerare, perché non abbiamo avuto grande fortuna con questi paralleli, quindi ti direi di stare vero, per essere, devo stare a cuccia, però... È come, come uno che, non lo so, che passava per strada e si inciampava spesso nel marciapiede, voglio però, dire, ecco, non so. È comunque un pilota che da giovane vince quattro mondiali e da pilota affermato e comunque con molta esperienza compie degli errori. Gli errori di solito li compi all'inizio del tuo percorso ed professionale. Ed è curioso, Gianluca, questo, perché c'è qualcosa da mettere in conto, che è cambiato molto della Formula 1 dei miei tempi e ad oggi. Cioè, una volta la parabola del campione veniva attenuata dal fatto che calava il talento ma saliva l'esperienza. Oggi mi pare di capire che l'esperienza conta più poco, perché l'esperienza è a priori. L'esperienza è quella che fanno i ragazzini di 14 anni sui simulatori, arrivano dalle academy dei grandi costruttori a 17 anni, Verstappen lo dimostra, non hanno la patente ma sono perfettamente in grado di guidare una Formula 1 come un campione consumato. Quindi non c'è più questa attenuazione della caduta del campione che sfrutta la sua esperienza per mascherare l'inevitabile calo del talento, voglio dire. Mi pare di leggere questo nella Formula 1 di oggi. Sì, è un fatto, e non solo perché lo diciamo noi, ma a Monza avevo intervistato Lewis Hamilton e lui mi diceva: sì, io mi devo dare da fare duramente per stare davanti a questi ragazzini che appena arrivano in Formula 1 mi danno subito del filo da torcere. Si riferiva chiaramente a Leclerc, Verstappen, chiaro, Lando Norris. Diceva: io devo continuamente lavorare su me stesso, sulla mia concentrazione, sul mio fisico, perché se mi lascio un po' andare, questi qui mi iniziano a battere e io non ne ho nessuna voglia. E detto da un pluricampione del mondo, come Hamilton, attuale certo, attuale, presente e anche futuro, molto probabilmente, è una cosa che fa specie, ma sicuramente è così, anche perché comunque le Formula 2 sono relativamente vicine alle Formula 1 come componentistica, quindi, e quindi non è così alieno guidare una Formula 1 per questi ragazzi. Sì, e questo ci riporta un pochino al tema non particolarmente favorevole della nostra puntata, dove a un certo punto il problema, quello che hai detto tu di Hamilton rispetto al ragazzino che arriva per ultimo, vuol dire anche che c'è una tensione
che forse in Formula 1 non c'è mai stata, cioè una difficoltà che non c'è mai stata, ma che è difficilmente percepita all'esterno. Cioè la Formula 1 di oggi, la Formula 1 delle grandi deportanze, dei 5G, io non so se ci rendiamo conto di cosa vuol dire avere 4 o 5G di deportanza aerodinamica, vuol dire moltiplicare il peso della vettura per 4 o 5 volte, lasciando costante l'inerzia. Vuol dire che queste macchine non hanno nulla in comune con un'automobile, per prestazionale che sia, che vada per strada. Quindi chi guarda la Formula 1 non può avere un riferimento, sta guardando un qualcosa in un mondo che è totalmente alieno, che non può capire. La televisione per certi versi enfatizza questo elemento, perché vediamo queste auto sui binari, ma i binari non ci sono, cioè è gente che vive in un altro mondo ma non riesce a comunicare di essere in un altro mondo. Questo è un pochino l'elemento che volevamo tirare fuori dalla Formula 1 attuale. Sì, e non è l'altro mondo eroico come diciamo negli anni, esatto, 70, che anche quello era un altro mondo, ma era un mondo pericoloso, un mondo da cui forse non tornavi più, ma era un mondo mitico. Non e è la eroico. Conquista della Luna da un certo punto di vista. Non no? è, non è, quindi non noi è. Andiamo oltre la tecnologia disponibile, ci proviamo e speriamo in Dio, ecco. È così, infatti le forze che ci sono su queste macchine ce ne accorgiamo solo quando escono di pista, come abbiamo visto a Monza nella Formula 3, quando in gara 1 una macchina è volata perché ha preso un dosso, lì appena perdi deportanza la macchina torna in questo mondo e ci torna nel modo, certo, più brutale possibile. E questo ci spiega la necessità dei simulatori, perché non è normale. Io guarda, come, ripeto, sono molto vecchio, mi ricordo una sessione di prove a Monza quando non c'era la prima variante, sì, quindi c'era il curvone che si faceva in pieno. Mi ricordo, credo fosse Jarier con una Matra, e ci ha messo una giornata, perché i tecnici dicevano che la macchina che stava guidando poteva fare quella curva in pieno. Lui ci ha messo una settimana, cioè una giornata intera, a 12 ore a capire che lo poteva fare davvero, perché il suo senso gli diceva che no, non poteva farlo. Quindi questo ci spiega anche come è diverso l'approccio dei piloti moderni oggi, che devono andare sui simulatori per rendersi conto di una realtà che istintivamente non è la loro. E questo è successo durante l'estate, ormai lo sappiamo tutti, la retrocessione di Gasly in Toro Rosso. Non ne abbiamo parlato perché eravamo tutti serenamente in vacanza, però anche questo ci dà da pensare che sì, è vero che i ragazzini sono subito pronti, ma se non sono subito pronti fanno tra virgolette una brutta fine, perché in fondo Gasly è un anno e mezzo che è in Formula 1, è un campione di Formula 2 fino all'anno scorso, era promettente, la stessa Red Bull l'ha promosso, non è che gliel'hanno messo lì in macchina per caso, e adesso dopo 10 gare si accorge che non è più adeguato e lo retrocede in Toro Rosso. Cioè, altri piloti nel passato, tu citavi Jarier, ma anche altri, lo stesso Mansell, ci ricordiamo all'inizio. Ma ricordo Jarier perché c'ero e mi ricordo benissimo il problema, ecco, non gli veniva, c'è poco da fare. Avesse cioè, avuto il simulatore, probabilmente sarebbe arrivato lì e l'avrebbe fatto in piena subito. Cioè non c'è neanche la pazienza di aspettare che un pilota no, maturi e devono cresca. Essere pronti, esatto, questo è un altro di questi elementi, Poi Red Bull in questo senso direi che è esemplare, nel senso che li prende, li prova e li butta, ecco. E senza molto più crudele della Formula 1 di una volta da questo punto di vista, non è mai stata tenera con i piloti, ma non così, non l'usa e getta, voglio dire, no? Ma c'è anche l'idea che quello che fallisce non è recuperabile da un certo punto di vista. Sì, perché va in una specie di limbo di serie B dalla quale non potrà più uscire, perché ormai è stato marchiato come un pilota che non è adeguato a correre in un top team.
Ma Senti, secondo tu mi hai no, detto, Mauro, adesso una dimmi. cosa che mi ha colpito, hai detto è più crudele di una volta o qualcosa del genere. Spesso però abbiamo letto, io ho letto di come Ferrari trattava, tra virgolette, i suoi piloti. Certo, hai ragione. Quindi tu trovi più crudele il metodo Red Bull che il Ma metodo Enzo diciamo Ferrari? che è una crudeltà diversa, nel senso qua è la crudeltà per la quale tu non appartieni più a quel mondo. La crudeltà di Ferrari era una crudeltà gestionale, diciamo. I soldi erano pochi, un pilota doveva o portare dei soldi o ottenere dei risultati e quindi a quel punto lì non c'era niente da fare. Qui è proprio un problema di riuscirsi a immedesimare in quel mondo lì, quello che noi chiamiamo il mondo della velocità, che in realtà è il mondo delle accelerazioni, cioè è un pochino diverso nel senso che al pilota mancano quelle possibilità del pilota, parli di Ferrari, quindi degli anni 50, dove, ritorno al discorso di prima, coraggio, talento, in qualche modo potevano governare la capacità del pilota. Un pilota di grandissimo talento poteva essere raggiunto da uno che rischiava di più. Oggi il concetto di rischiare di più non esiste. Non si può rischiare di più, perché rischiare di più si va fuori. Non c'è più quella zona grigia che c'era in una Formula 1 durata fino agli anni 70, dove all'intorno del massimo livello di aderenza si poteva giocare. Chi aveva la capacità, l'enorme talento, il coraggio, diciamo l'incoscienza, di andare a esplorare quel settore che è tra il livello di massima aderenza e il momento in cui il culmine, dove poi l'aderenza comincia a calare, ma lievissimamente per poi precipitare, chi riusciva a stare lì, in cima a quella curva, che oscillava, che tremava, che poi sarebbe caduta, e poteva metterci una pezza. Oggi tutto questo non è possibile perché o tu sei in quel punto di quella curva o tu sei fuori. Cioè, mancano gli strumenti con i quali anche i mediocri potevano diventare talenti in qualche condizione. Non è possibile nella Formula 1 di oggi, che è una Formula 1 dove fondamentalmente, proprio come avviene in aeronautica o in astronautica, più che di talento è di procedure. E le procedure sono quelle che ti dicono dai box, che ti dicono dal virtual garage, che ti dice il tuo team. E fuori dalle procedure non puoi andare, non puoi scegliere la traiettoria della tua navicella, della tua astronave nel rientro a terra. O si sta in quel punto o si muore in fiamme. Questo intendo. È così, è perché oggi il punto, e torniamo al discorso dell'aderenza, della deportanza, il punto di frenata è il punto in cui il pilota ha il massimo carico aerodinamico, quindi deve andare il più veloce possibile e quando sta andando il più veloce possibile deve iniziare a frenare perché è in quel momento che ha la massima deportanza e quindi riesce a E questo frenare, che dici, che è una immagina follia. se è possibile, comprensibile, a un qualche minimo riferimento con la vita di un automobilista normale, E dove no. tutti quelli che vanno a scuola guida gli insegnano a guidare piano, poi piano piano, eccetera, poi freni di più, eccetera. Guarda, io mi ricordo che negli anni 80, penso, Giorgio Ascanelli, che a quei tempi lavorava alla McLaren, aveva introdotto, avendo capito quello che tu hai detto in questo momento, ha capito prima degli altri, o almeno lo ha portato per estreme conseguenze, ha introdotto il servofreno, perché col servofreno sarebbe stato possibile enfatizzare questo quello che dici tu, perché col servofreno hai una potenza frenante che la puoi davvero concentrare tutta nel primo istante della massima velocità. Tant'è vero che dopo un paio di gare la federazione lo ha tolto, Eh sì. perché venivano delle automobili che si sarebbero bloccate direttamente sul posto a 300 km all'ora, voglio dire.
Ed è una cosa che non solo non è comprensibile all'automobilista normale, diciamo E così, no, perché non è percepito, non fa parte della sua esperienza, non ce l'ha. ma non lo è neanche dei motociclisti, perché ricordo, adesso mi è venuto in mente parlandone, quando un annetto fa ho incontrato Salvi, che era ingegnere di pista di Magnussen, e ha lavorato con in Ferrari per molti anni ed era presente ai test di Valentino Rossi, quando Valentino Rossi provò per diversi giorni la Ferrari. Parliamo di Valentino Rossi, però anche lui faceva fatica a venire a capo di questa cosa, cioè di frenare nel punto in cui la macchina dava la massima aderenza, perché era una cosa che non era abituato, non riusciva a sentire. Torniamo al simulatore perché non è istintivo. Cioè, la Formula 1 fino a un certo punto, il motorsport in generale, è stato istintivo. Oggi c'è una frattura, non è nulla di è istintivo. Ma quando tu vedi Hamilton che sorpassa uno in frenata e mentre lo sorpassa in frenata imposta una curva e contemporaneamente cambia il rapporto di frenata tra anteriore e posteriore, quello non è istinto, quella è procedura, è un qualcosa che si è ripetuto milioni di volte. Quando diciamo che questi qua vanno in vacanza, ma questi vanno in vacanza ma ci vanno molto poco, lo dico io, perché riuscire a fare una cosa del genere, lo dice uno che se tocca l'autoradio è già fuori strada, voglio dire. Torniamo a quel discorso della mancata percezione, no? Cioè, questi fanno un lavoro terribile che forse mai nessuno ha fatto come loro. La frenata che hai detto tu è formidabile. Guarda, ti faccio un esempio. Io ho degli amici che hanno dei figli che corrono in macchina, no? Allora si chiacchiera, con lui chiacchieravo, è una monoposto addestrativa, si chiama Wolf, con il motore di una Aprilia, eccetera. Ho detto, guarda che va anche lì, comunque, avendo le ali, avendo deportanza, tu devi frenare. Beh, questo qua per 3 volte ha staccato la pedaliera dal fondo, voglio dire. Ecco, questo per dire, siamo in un mondo completamente fuori dal mondo. E che era un po' il concetto che volevamo sviluppare questa sera, insomma, ecco. Sì, Senti, a furia di filosofeggiare, se no finiamo male, vogliamo parlare un po' di Singapore? parliamo di Singapore, che è da Cosa ne pensi? offrirci. Io spero che abbia da offrirci qualcosa sul piatto e mi auguro che qualcosa sia una vittoria o comunque una Come bella lo vedi prestazione. Singapore come Verstappen. circuito? Io mi auguro che la Red Bull torni protagonista e che quindi dia del filo da torcere per il bene dello spettacolo alla Mercedes di Lewis Hamilton. E la Ferrari? E la Ferrari, secondo me, adesso può essere appagata delle sue due vittorie e tirerà un po' il fiato su questo circuito che non può offrirgli molto per la vettura che ha. Il passato non è positivo, quello è evidente, voglio dire, no? Passato non è positivo, comunque il tipo di mescola con cui si correrà e il tipo di pista non è delle più favorevoli. Io ovviamente spero di sbagliarmi, ma insomma le cose sono abbastanza scontate. A meno che Leclerc non ci regali un guizzo, un'altra magia, qualcosa di speciale, allora sarebbe veramente una cosa fuori Sì, dalle righe. difficile, sì. Io però mi auguro veramente che per non lasciare lì Vettel, ne parlavo all'ultima puntata quando tu non eri presente, io veramente Sì. mi auguro che la Ferrari recuperi Vettel o che Vettel recuperi se stesso, perché Ecco, non so non possiamo bene permetterci come, di insomma, perdere un no, è campione vero, del non si può genere. permettere uno che comunque è un talento, ci mancherebbe altro, è fuori discussione. Però qui il talento lo do per buono. Qui c'è tutta un'altra serie di cose. Una è, ad esempio, la sicurezza di sé. È chiaro che uno che fa degli errori inevitabilmente tende a perdere sicurezza in sé. Cioè, non c'è, purtroppo non c'è niente da fare, ma quello è banale. Se io alzo una forchetta e per 3 volte mi casca per terra, non la piglio più, ma non c'ho paura. È questo, il problema è un recupero. Cioè, bisognerebbe anche capire perché è successo tutto questo, perché non è neanche del tutto chiaro No, cosa sia infatti. successo, perché Anche in fondo anche
con un Raikkonen compagno di guida, qualche cosa di questo genere stava venendo già fuori. Sì, è vero, però Raikkonen non presentava quelle prestazioni, non aveva no, quell'atteggiamento beffardo che ha Leclerc, che ha sempre questo sorriso ben giustificato ultimamente sulle labbra. Assolutamente. E vero, c'è da dire a favore di Vettel, che comunque si sta comportando comunque da uomo squadra, perché si è messo a disposizione della squadra. Direi meravigliosamente. Non dà mai una parola abbiamo fuori. Avuto la prova addirittura, no? In pista, da un certo punto di vista, si sono sopite le eventuali polemiche, uno che tira, l'altro che non tira. Voglio dire, no, da quel punto di vista lì, Vettel veramente è campione, anche un campione di una certa signorilità. Però purtroppo non ci sono mondiali di signorilità. Ecco, voglio dire, mentre i mondiali di cattiveria, e bene o male, Leclerc dietro quell'aria da bambino è sicuramente una persona, e torno a dire, con alle spalle un certo potere che lo spinge, è difficilino da mettere in questo momento con due vittorie alle spalle. È qui che dico, da un lato questo dovrebbe chiarificare l'interno della scuderia, che tanto per cambiare non è completamente divisa, anzi. Dall'altra, cioè, c'è sempre quell'incubo di Monza, dove quando sono andati in due Camilleri ed Elkan a dire prima delle qualifiche a Raikkonen che sarebbe andato fuori, e Raikkonen, che era la prima cosa che ha fatto la domenica, è stato praticamente tirare la frenata a Vettel. Voglio dire, ecco, bisogna stare attenti che non ci sia una deriva di questo genere a questo punto, ecco, cioè la vendetta. Appunto, anche perché con ogni probabilità in Formula 1 mai dare per scontato niente, ma Vettel sarà ancora in Ferrari nel 2020, nella stagione 2020. Ma direi che è quasi certo, questo ormai è quasi certo, direi che è certo quasi tutto, perché una volta che hanno fermato Bottas, hanno fermato Vettel, direi che cambia ben poco da un certo punto di vista, no? Sì, continuano, ogni tanto c'è questa chiacchiera che lui frequenta il motorhome Red Bull e che vorrebbe tornare, ma... Beh, ma sarebbe una minestra molto riscaldata, e poi direi che non è nella logica di una Red Bull che vende latine per gente che va in discoteca, voglio dire, no? Sì. Cioè, qua con tutto rispetto, ma voglio dire, se tu vai a vedere qual è la comunicazione di Red Bull, è la gente che si butta giù da 40 metri d'altezza e si tuffa in acqua, o quelli che vanno in deltaplano, quelli che vanno in bicicletta su per i monti, cioè è l'avventura, è tutto quello che riguarda ragazzi giovani di quel genere lì. Quindi un Vettel non so quanto gli potrebbe portare in casa da questo punto di vista, ecco. Senti, però, detto tutto, è vero che stanno emergendo i ragazzi in maniera molto violenta, direi, no? Sì, vediamo anche se l'anno prossimo arriverà qualche altro ragazzo. Sì, i posti ce n'è pochi, per la verità. I posti ce n'è pochi perché si stanno confermando. Qualcosa c'è ancora, perché bisogna vedere che fine farà Grosjean, che fine farà Hülkenberg, che fine farà, ai noi, Giovinazzi, ci auguriamo tutti che resti confermato. Vabbè, a Monza tutto sommato è andata abbastanza bene, direi. Sì, a Monza ha fatto bene, finalmente in senso positivo, nel senso di alla fine, come avverbio, e auguriamoci che anche lui, ecco, anche Giovinazzi ha avuto un po', lamentato lui stesso, questo problema di adattamento, diceva sì, ecco, vedi, lui invece è l'eccezione che conferma la regola, perché lui ha detto: io ho fatto un anno e mezzo al simulatore, ma il simulatore non è che ti aiuta a capire poi come si va. No, immagino che non sia tutto, però sai, se ne fanno un uso così smodato, vuol dire che qualcosa servirà, Cioè, ormai è dalla formula, prima della Formula 3 già sono sui simulatori. Assolutamente sì, assolutamente, cioè, sì. Ormai quello è diventato. Cioè, d'altra parte, sai, ho letto che la RAF inglese sceglie i suoi piloti sulla base anche della capacità che hanno in certi tipi di videogiochi aeronautici. Quindi, evidentemente, questo è diventato un plus. Evidentemente. È un elemento convincente per quelli che cercano
Quindi io ho visto ragazzini di 16 anni al simulatore della Dallara, e quindi nascono così, nascono con un esatto passaggio dal videogioco al simulatore, come se tutto fosse uguale, fosse la stessa cosa, no? Poi questo potrebbe anche avere qualche punto di demerito sul punto della sicurezza, nel senso che poi in realtà quando sei in macchina non è videogioco, voglio dire, lo abbiamo visto recentemente, purtroppo, ecco. Purtroppo sì. Quello che è successo, immagino ti stai riferendo al caso di Spa, la Certamente, scomparsa di certamente, che Uber. poi va bene, non c'entra niente, per carità, c'è stata una concausa, una serie di concause non prevedibili, ma cioè, certamente, voglio dire, io, combinazione, pochi giorni prima, forse il giorno prima, mi aveva dato fastidio Ross Brawn, che certamente è uno che di Formula 1 evidentemente ne sa. Parlava di Formula 1 e di modifiche dei regolamenti per migliorare il format. Ecco, però quello non mi convince, nel senso che la Formula 1 non è un format, perché un format televisivo di per sé è fondamentalmente finzione, e la Formula 1 ogni tanto purtroppo ci ricorda che finzione non è, perché il costo dell'azzardo può essere molto molto caro, ecco. Ecco, anche questo concetto di Liberty Media, di identificare la Formula 1 con un format televisivo o comunque spettacolare, diciamo così, fondamentalmente non mi sta del tutto bene, ecco. E volevo chiederti cosa ne pensi di questo accanimento verso il formato delle prove di qualificazione, che non va mai bene, Vabbè, che adesso lo vogliono ma adesso cambiare? poi abbiamo ogni tanto una garettina prima, cioè no. E purtroppo stiamo tornando a quel discorso lì. Nel momento in cui il regolamento sportivo e il regolamento tecnico si sovrappongono, c'è qualcosa che non va. La Formula Indy ce l'abbiamo ed è bellissima, voglio dire, ma averne due forse sarebbe un pochino troppo. Il problema è che si va sempre di più moltiplicando il numero delle gare, si va però in luoghi dove la Formula 1 è un oggetto misterioso e quindi consente al limite di fare cose di questo genere, perché se le fai a Spa probabilmente ti fischiano e ti tirano i meloni in testa, e probabilmente in Vietnam molto meno, voglio dire, ecco. Il problema è questo. Potrebbe anche quasi un po' una buttata, però valere la pena di fare questi esperimenti in qualche Gran Premio qua e là, cioè dire Credo ok. che loro vogliano fare proprio questi, perché sì, indubbiamente è più intelligente, non c'è dubbio. Cioè, al di fuori, a parte che adesso, sai, di Gran Premi storicizzati non è che ce n'è tanti, perché Silverstone non si sa, Zandvoort non è più Zandvoort, Monza, vabbè, è stato rinnovato, però cioè, li contiamo sulle mani, Sì. sulle dita di una mano i Gran Premi che si rimandano alla storia della Formula 1, eh? Perché Singapore non è la storia della Formula 1, voglio dire, No, solo per fare un esempio, Abu assolutamente. Dhabi, dove non c'è nessuno in tribuna, non è la storia della Formula 1, voglio dire. Allora No. lì sì, lì puoi fare quello che vuoi perché non se ne accorge nessuno, beh, c'è la televisione, voglio dire, ma Sì, ma cioè anche il passaggio delle televisioni sulle televisioni ormai a pagamento comporta anche una sudditanza che in passato non c'è mai stata, tra format, spettacolo e condizioni di sviluppo di una Formula 1, perché chiaramente per essere appetibili devono dare spettacolo, e sì, per dare perché spettacolo, cioè se no una televisione a pagamento non sta in piedi. il pubblico Credo pagante peraltro vuole lo che spettacolo tutte le volte che accende il televisore, non è la e vuole RAI che spettacolo, e vuole genera lì. spettacolo. Poi certo ci sono dei momenti come Monza dove c'è un certo tipo di pubblico, ma quanti ce n'è di questi momenti? Pochi. E Sempre quindi meno. è un momento delicato per la Formula 1 da un certo punto di vista, perché da un lato la costanza del regolamento fino ad oggi ha creato un minimo di convergenza prestazionale. Abbiamo visto Monza è stata incredibile, in prova c'era un secondo e mezzo praticamente tra i primi e gli ultimi. Quindi voglio dire, adesso arriva un nuovo regolamento, certamente probabilmente spariglierà le carte tra 2 anni, fino
fino a quando si metteranno d'accordo, di normalizzazione, cioè anche tutta questa evoluzione del regolamento. Ma noi pensiamo davvero che la gente che si occupa normalmente, saltuariamente di sport, e quindi di Formula 1, possa seguire uno sviluppo di questo genere, i cerchi da 18, voglio dire, le power unit? Mi pare che stiamo andando verso un mondo dove non solo è lo svolgimento di una Formula 1 che non è comprensibile, ma è la Formula 1 stessa che non è comprensibile. Però vabbè, si fa presto a criticare. Forse, visto anche le forme delle macchine che teoricamente saranno, la Formula 1 sta cercando di semplificarsi, di essere più comprensibile. Infatti teoricamente sta tornando a delle forme di 20-30 anni ragione, fa. Hai ragione, ma lì, siccome purtroppo è sempre il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, da un lato c'è la Formula 1 come massima espressione tecnologica mondiale, poi se andiamo verso la massima espressione tecnologica andiamo nel mondo dove non si capisce, nessuno capisce più niente. Se torniamo indietro, cioè non, effettivamente non vorrei essere nei panni di Liberty Media, ecco, voglio dire. Speriamo che trovino una strada giusta. Ormai l'avranno quasi trovata, perché entro ottobre devono pubblicare i nuovi regolamenti. Dovrebbero uscire, ci sarà vabbè, il cerchio da 18, quindi torneremo ad avere delle sospensioni reali. Hanno fatto già delle prove, ho visto anche con la Formula 2, tra l'altro, quindi sì, insomma, si metteranno d'accordo. Senti, non oso chiedere, data lo scarso interesse della serata, ma c'è mica qualcuno che ha una domanda, qualcosa, vuole sapere qualcosa, eccetera? E adesso controllo la tua pausa no, stavo, ma comunque, stavo, no, perché ho in testa comunque te la puoi inventare rapidamente in qualche minuto. No, ti dico subito, prima però volevo farti farti una domanda sul calendario. È praticamente sparito il Gran Premio di Germania dal radar, con la Mercedes e con tutti i costruttori più importanti del mondo, o tra i costruttori che sono in Germania. E secondo te questa è la dimostrazione che l'industria dell'auto non ha nessun potere di lobby? Sì, ma è una situazione molto giusta, perché la metterei insieme a un altro episodio, cioè il blocco del salone di Francoforte da parte di un gruppo di contestatori, tutti ragazzi, nei confronti dell'auto. Nel momento in cui Francoforte è rimasto in piedi solo perché c'erano le auto elettriche. Quindi è giustissima l'osservazione che fai tu. Sta cambiando completamente la percezione dell'automobile da parte delle generazioni più giovani. Se per noi l'automobile era qualcosa di più di un mezzo meccanico, ma il momento di transizione da essere bambini a essere adulti, oggi non lo è più. E quindi questo porta a cominciare a pensare che effettivamente il concetto che sposa Liberty Media è di trasformare la Formula 1 in spettacolo. La Formula 1 per noi non era spettacolo, era l'estremizzazione del nostro amore per l'auto. Ma se l'amore per l'auto non c'è più, perché l'auto diventa strumento, allora l'auto deve diventare spettacolo. Cioè dobbiamo tornare, non dico a rally cross di quando ero ragazzo, ma a qualcosa del genere. Vogliamo vedere le macchine che saltano, vogliamo vedere le macchine che si ribaltano, vogliamo vedere le macchine che escono di strada. Non abbiamo più, non vogliamo più vedere fin dove può arrivare il nostro sogno. Il nostro sogno l'abbiamo accantonato, è da un'altra parte, lo sviluppiamo in un altro modo. No, noi vogliamo vedere l'auto come uno strumento di spettacolo. Fondamentalmente è un ritorno al concetto del circo, da un certo punto di vista. E in questa Formula 1... questo è drammatico da un certo punto di vista. In questa Formula 1 ci sta benissimo la Red Bull, ma faccio una domanda provocatoria: la Ferrari che ci sta a fare? La Ferrari vende auto. Ma mi chiedo anche la Mercedes se è per quello, anche la Renault se è per quello. Certo, la Ferrari, ma vedi, la Ferrari da un certo punto di vista è talmente simbolica che ovunque la metti dà valore al contorno dove tu la metti. Ma una Mercedes vincere 5, 6, 7, 8, 9 campionati, che senso ha? Cioè non è privo di senso. Ha senso perché abbiamo Toto Wolff, che è un socio di AMG, e prima c'era anche Lauda, voglio dire.
ma per Mercedes non lo so fino a che punto. Cioè, Mercedes, se vincesse una volta la Ferrari un campionato, ne avrebbe tutto da guadagnare, e Toto Wolff mi pare che lo abbia anche un po' capito, perché nelle sue dichiarazioni, no? Cioè, è un po' l'ufficio stampa della Ferrari, praticamente, Toto Sì, sì. Wolff. Cioè, c'è un problema di questo genere: vincere su chi? Cioè, chi è che è arrivato secondo, capisci? La Red Bull che fa le latine per bere una specie di Coca-Cola, capisci? E quello è un problema enorme. Cioè, quello che forse non è ancora chiaro, e lo sarà, è proprio il cambiamento dell'approccio delle nuove generazioni al mondo dell'auto. Per noi la Formula 1 era il simbolo stesso dell'automobile, il sogno dell'automobile fatta realtà, l'impossibile. Noi, fra l'altro, quello che succedeva in pista, in maniera anche delinquenziale, lo potevamo riprodurre su strada, perché all'epoca, con tutti i rischi del caso, si poteva. Oggi è inimmaginabile, perché no, perché non si può fare, ma perché soprattutto ai ragazzi non gliene frega niente. Quindi quello che dicevo prima, il rischio è una deriva totalmente spettacolare per Liberty Media, e li capisco, della Formula 1, perché tutti quegli elementi che a noi piacevano, della velocità massima, delle prestazioni, della capacità, del talento, delle diverse motorizzazioni. Insomma, io vengo da un'epoca in cui c'erano motori che partivano da 4 e arrivavano a 16 cilindri. C'era un'enorme varietà di soluzioni. Poi l'automobile si è normalizzata, come tutto accade nel tempo, no? Voglio dire. E oggi noi vediamo automobili, e io conosco uno che è arrivato terzo in un posto dove gli hanno fatto riconoscere le automobili solamente attraverso il colore, voglio dire, no? E credo che sì. tu lo conosca, ma Sì, lo e conosco. quindi voglio dire, io ricordo una cosa del genere fatta per gioco alla Ferrari, non c'era riuscito nessuno qualche anno fa, quindi la diversità, il concetto di diversità, di mettere a confronto diverse diversità per vedere chi c'ha ragione, non esiste più. Quindi, No. vabbè, adesso facciamo un discorso forse anche troppo catastrofico, voglio dire, accontentiamoci di Singapore, però questo è un elemento che c'è, cioè in questo momento è un qualche cosa, cioè il blocco del Salone di Francoforte deve far ragionare, cioè c'è stato un elemento che ha fatto la differenza nella storia dell'auto, che è il Dieselgate. Il Dieselgate è stata Lo spartiacque. ammettere lo spartiacque, la colpa dell'automobile. A questo si è reagito in maniera totalmente folle. Cioè, improvvisamente dicendo: sì, vabbè, niente, le automobili non facciamo più, il diesel non lo facciamo più, lo buttiamo via, perdono, 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 e facciamo l'auto elettrica. Si sono buttati in un buco dove non c'è fondo, dove non sanno neanche. Oggi ci sono, mi pare, nel mondo circa 1,5 milioni di auto elettriche. Si vendono 100 milioni di auto all'anno nel mondo, normali però. Cioè, Sì. ma vi rendete conto cosa vuol dire andare a investire le cifre che ha investito Volkswagen, ad esempio, per dire un tedesco, sull'elettrico rispetto a vendere alcune migliaia di automobili? Cioè, è da non credere, voglio dire. Io mi chiedo come mai tutto questo passi del tutto inosservato, voglio dire. Non lo so, no, no, Con un non lo impatto so. su tutta la filiera, anche perché ovviamente non è solo Volkswagen, ma è No, ma tutta la capisci filiera che si sono dell'auto. buttati in un settore dove non c'è la filiera, dove non ci sono neanche i componentisti, dove, Che sono in cioè, un vabbè, altro questo continente. sarebbe un discorso troppo lungo, lo facciamo un'altra In volta, un'altra dai, sì. sessione. Vabbè, comunque, a sconfessare tutto quello che abbiamo detto, c'è Mauro che dice tra moto e auto, dice Si chiama anche personalmente. Mauro, sai, per i Certo, brodei dubbi, ma comunque va bene, sta perdere, personalmente va. Vabbè, insomma. quel colore adolescenziale che circonda
i commentatori e che circonda le moto Sì, e anche gli quello spiritati sulle moto, l'ho letto commentatori, io non anch'io, sì, riesco a l'ho letto guardare le anch'io. moto. Le guardo, ma per caso se passo di lì. La Formula 1 personalmente è molto affascinante, anche per motivi tecnici, prima ancora che sportivi. No, no, ma quello che dice è abbastanza vero, poi lo vediamo nei numeri per la verità, perché nonostante la spettacolarità, secondo me, evidente della moto, non c'è paragone con la Formula 1, forse è strano, perché anche i personaggi della moto non sono da meno. A me la moto piace perché, come ne abbiamo chiacchierato, c'è l'imprevedibilità, nel senso che uno è in piedi in un momento, ma potrebbe anche essere caduto nello stesso momento. Ci vuole c'è una grande capacità fisica, perché lì il fisico del pilota conta molto, si muove sulla moto, cambia i vari centri, cambia tutta una serie di parametri solo muovendosi, voglio dire. Ecco, io trovo uno spettacolo che da quel punto di vista lì mi pare eccezionale, cioè i sorpassi di una moto sull'altra con le carene che si Che si toccano. toccano, certo, quando le vedi C'è oscillare oltretutto tra le. un tempo che è assolutamente televisivo, che è quello dei 40-45 minuti, per cui non hai punti deboli, non hai momenti di pausa. Però ha ragione, la realtà è che la Formula 1 attira molto di più, forse perché l'automobile di per sé ancora, nonostante quello che abbiamo detto fino Sì, adesso, infatti. aveva ancora, ha ancora un appeal. Sì, e poi per chiudere, i piloti di moto sono comunque più protagonisti del loro destino, nel senso che spesso se ne fregano di quello che gli dicono dai box, di entrare a montare le No, ma non gomme da ci sono neanche bagnato. i tempi, tra l'altro, no? Non hanno il cambio gomme, ad esempio, no? Quindi, cioè, anche le strategie sono molto più semplificate, perché c'è poco da fare, cioè partono e arrivano, no? Voglio dire, questo Formula 1 forse potrebbe tornare indietro in questo senso. Ecco, però siamo sempre lì sulle gare di 1 ora e mezzo, 2 ore, tutto questo. Poi, insomma, io le ho vissute le gare dove non c'era il cambio gomme, però alla fine diventava un economy run, voglio dire, oppure per la benzina, no? Quando c'erano i serbatoi da 220 litri e Sì, si partiva e si arrivava. Cioè, si arrivava a spinta. ogni soluzione ha purtroppo un qualcosa di contrario, e non è un mestiere facile, non c'è dubbio. Oggi come oggi direi che dal punto di vista spettacolare comunque la Formula 1 ha raggiunto un buon livello, almeno se giudichiamo dalle ultime 2 o 3 gare. Sì, assolutamente, infatti quasi non ci sarebbe bisogno di cambiare Ecco. il Quasi quasi regolamento. sarebbe l'ora di non cambiare, ma c'è il solito problema dei costi, c'è anche quell'utopia di dover far Ah, rientrare sì. anche altri costruttori, ma la Formula 1 è costosa comunque, che si dica che si mettano limiti, possono mettere i limiti che vogliono, ma i limiti possono essere aggirabili. Quando nel momento in cui ci sono grandi costruttori possono aggirare i limiti di costi come vogliono. Sì, Non c'è il anche minimo dubbio. perché ormai, l'ultima cosa prima di chiudere, ormai molte squadre di Formula 1 hanno un'altra unità, cosiddetta technology, che fa tutt'altro, ce l'ha la Ma è Williams, quello, ce infatti io l'ha la intendevo dire proprio McLaren. quello, E queste cioè persone che stanno lì dentro, sì. di Mercedes ce ne sono 22, voglio dire, che puoi utilizzare, no? Voglio dire, non è un problema. Quindi Non sì, è è, vero ma che. no, lo stesso per tutti i costruttori, fondamentalmente. Quindi alla fine, non so, alla fine ci rimane solo la Williams, ecco. Sì, Ma poverini, che che Dio ce voglio la dire. conservi. Vabbè. Senti, una volta facevamo il Toto Gran Premio, adesso però lo sviluppo io e te lo chiedo a te. Così proprio Io in non mi controfede. tiro fuori, cioè te, preferisco il tuo. Allora, Singapore. secondo me, il podio di Singapore è Verstappen, Hamilton e Leclerc. Va bene, lo sottoscrivo anch'io, lo Ah, sottoscrivo così anch'io. ce la caviamo così, in Lo copia sottoscrivo carbonio. anch'io e siamo liberi. Senti, siamo arrivati alla fine, Sì, credo, siamo arrivati alla fine. no? Va E bene. Allora, niente, io Gianluca, grazie Gianluca, che è grazie bravissimo. E bravi a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di sentire. D'altra parte, insomma, 150 puntate non sono proprio nulla, eh? no, vuol Va dire che bene, qualcosa vediamo abbiamo dove fatto. arriveremo. Grazie a tutto, grazie Grazie, Gianluca, grazie a tutti quelli che ci grazie Mauro. hanno ascoltato. Arrivederci. Buona serata.